La Lodigiani di Isabella e Spugnafano e vola al secondo turno della fase finale Under 17 dilettanti. I Reds passano al Raffaele Mancini per 0-1 grazie alle parate di Perna e al gol di Migliucci al 36esimo della ripresa. Reds che ora se la vedranno con Academy Catanella Borghesiana e la Virtus Vasto in trasferta. Dopo ci sarà solo la finale scudetto. Match a ritmi bassissimi. Lodigiani che prova la prima volta all'ottavo con Romagnoli. Pare il portiere di casa. Ancora Reds al 17esimo. Cross dalla sinistra di Aquino. Colpo di testa per Romagnoli che manda alto sopra la traversa. Alma Juventus Fano che risponde su punizione al 26esimo, ma Berna attento tra i pali blocca. Lodigiani che dopo la mezz'ora si sveglia, cross dalla destra, conclusione di prima da parte di Rufo, la quale viene respinta dalla difesa di casa che riesce poi a spazzare. Ancora Lodigiani in proiezione offensiva, poco dopo azione tutta in verticale, sfera da Aquino a Rufo e conclusione da parte del numero 8 che si stampa sul palo. È l'occasione più importante per Lodigiani in tutta la prima frazione di gioco. L'Alma Juventus Fano c'è e prova al 31esimo da rinvio dal fondo di Tommasino e Pacinski a tentare il diagonale con il numero 9 che prova la conclusione che si perde sul fondo. Prima frazione che si chiude con Aquino che spedisce alto, un'ottima opportunità con lo stesso a provare il tiro a giro poco dopo imbeccato da Romagnoli al 36esimo par Tommasino che devia in corner. La ripresa per i padroni di casa, iniziare a spingere, dato il solo risultato a disposizione, punizione di Pasquinelli al nono che si perde al lato, con Lodigiani che torna invece a spingere al quarto d'ora, ancora Rufo a tentare la conclusione, deviata sul fondo. Lo stesso numero 8 degli ospiti prova su punizione al 19esimo, destro alto sopra la traversa. La svolta del match può arrivare al 21esimo, azione tutta sulla destra dei padroni di casa, Battisti cade in area di rigore e per il direttore di gara è penalty. Dal dischetto va Pancischi, ma Perna intuisce e para. Non solo, perché il numero 1 della Lodigiani compie il vero miracolo poco dopo sul colpo di testa, sempre del numero 9 dei padroni di casa, vola e devia in corner. L'ultimo spavento per i Reds è sulla disattenzione difensiva al 32esimo, conclusione da destra sulla quale Perna ci mette le mani e in due tempi blocca la minaccia. Al 36esimo il match si chiude per davvero, Mauro apre per Fiore, palla in profondità per Conti, conclusione respinta sul quale c'è Migliucci che non sbaglia, è 0-1, Lodigiani in vantaggio ed è il gol decisivo. Nel finale tutto per tutto dell'Alma Juventus Fano che non produce nulla, dopo 5 di recupero il match termina qui.